Bentornati qui a Let's Play di Tomba 2. Sono in compagnia di Mr. Tommygan 220. Qui con me. Che si sta mangiando una panna cotta. Cos'è la panna cotta? Poi ce lo spiegherà. Cosa sarà mai la panna cotta? È panna cotta. Orco Khan. Mi sono perso di nuovo. Usa questo baron del cazzo. Tubature. Sì, tubature. Del pene. Le tubature del pane. Del pane. E quindi? Davide, raccontaci che hai fatto oggi a scuola. Cosa? Che hai detto? Ma che è? Abbassa il volume! E perché mai? Sto parcando, donna. Ti rendi conto che ora possiamo scendere giù? No, veramente? Sì, possiamo recuperare tutto. Tutto nei sotterranei. Questo gioco è veramente un gran gioco. Come si fa a non amare Tommy? Come si fa ad amare? Che ha detto quel babbeozzo? Che ha detto? E quindi? Quindi adesso? E perché non lo è? Ya, vuoi mettere un Tommy femmina rispetto a un Tommy maschio? Una tomba. Ah, dobbiamo andare a recuperare qualcos'altro ancora. Ma hai aperto la porta all'inizio del gioco? Yes. Ma tu non ne hai assistito. Non hai assistito a quella scena? Ah, non l'ho ancora caricata forse. Io comunque ho incontrato anche lo sceicco Charm Hale. Tutti lo amano. È troppo alto ancora. Ma quando mai è così basso? Veramente fai? Qua non ci posso ancora accedere perché non ho tutti i porci. Là è dove si trova il boss finale. Chi cazzo è? E quasi? E poi dall'inizio del gioco. È vero, è il secondo mondo. È una stronzata. Ora andremo a recuperare il gioiello perduto dei templi. Dei tempi. Sai come si va a recuperare? Facendo così. Buttiamoci qui. Con rischio di morire. Qua. E accediamo nella zona dove si trova l'anello perduto. Palletta di fango. Cazzo c'è dentro? Non so dove sono risalito. So solo che ora dobbiamo andare a portare la palla di merda a quello stronzo. Che hai detto? C'è un altro buco, sì. Perché non ci sei andato? No, ma non vi ho già acceduto. Non lo so, se mi manca qualche quest vado a controllare. Ma io mi pare che non c'è più niente da fare. Usiamo la palletta di fango.
una piccola palla di fango. È una cacca. Anello, andiamo a dare l'anello a quello stronzo. Anello del minatore. Ah, andiamo a recuperare anche l'ultimo secchio, che c'era un secchio qui. Ma è il terremoto. Era questo quello che voleva l'anello. Anello prezioso. Ammazza che diamante. Ce l'aveva nel culo quel diamante. Mi pare che non c'è più un cazzo da recuperare qua. Allora, vediamo. Possiamo andare nelle torri? Io me ne andrei nella torre della saggezza un attimo. Tu cosa pensi? A recuperare il boomerang iceberg. Ci andiamo? Che ne pensi, Davide? Che ne pensi? Come? Che hai detto? In che senso? Il boomerang, questo è il boomerang di ghiaccio. C'è un ultimo boomerang segreto. No, quello non è questo boomerang di merda che attombi e che fa cacare il boomerang di ghiaccio. È il boomerang iceberg, è un boomerang di 2 quintali. Gigantesco, capace di abbattere i giganti. Vedi questa zona segreta? Indossiamo l'abito da scoiattolo e usiamo l'incantesimo della saggezza. No, quella era del coraggio. Era del coraggio. Porta comparsa. La porta è aperta.